Questo è uno dei video che più mi avete richiesto, ovvero la morning routine. Quindi ecco voi la mia morning routine. Preciso che io la mattina non riesco a parlare, per questo sto facendo il voice over. La mattina la prima cosa che faccio è svegliarmi e prendere di solito l'iPad o il telefono. So che è sbagliato, ma lo faccio. E poi mi metto la mia vestaglia leopardata super carina. Sì, lo so, è molto stilosa, però la metto perché principalmente fa freddissimo e quindi sto molto 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 più calda. Ma prima di farvi vedere bene cosa faccio durante tutta la mattinata, voglio farvi vedere questa cosa. Questo video è gentilmente sponsorizzato da Dream H11 Max. Cioè, se praticamente non fate niente dentro casa e vostra madre vi odia, i vostri genitori vi odiano, questo è fatto per voi. È un aspiratore, ma anche un lavapavimenti. Cioè, ho sporcato anche il pavimento di maionese per farvi vedere che funziona. Ha due serbatoi, uno con l'acqua pulita e uno ovviamente con l'acqua sporca, perché praticamente assorbe, aspira, lava tutto, insomma fa tutto sto coso. E secondo me la parte ancora più bella è che ha questo rullo che si pulisce da solo. Cioè, praticamente voi che dovete fare? Niente, dovete soltanto tenerlo con una mano e pulirci casa. Cioè, questo si pulisce letteralmente da solo, infatti qui vedete pure l'acqua. L'acqua che diventa letteralmente nera per lo sporco. I serbatoi dell'acqua pulita e anche quella sporca si smontano entrambi per poi metterci l'acqua, ovviamente. Ed è dotato di praticamente tre pulsanti, quindi è molto semplice da usare, più un altro rullo e un pulisci aspirapolvere. Tornando alla mia mattinata, io faccio di solito colazione con un cappuccino che preparo alla macchinetta. In questo caso sto usando un caffè latte di Starbucks, dove ci metto sempre una goccia di dolcificante per renderlo un pochino più dolce. E mi trovo molto bene con questa macchinetta, anche se non è proprio sostenibile, ammettiamolo, però è veloce perché praticamente ci metti sta cialda, la metti dentro, sistemi diciamo il volume di acqua, cioè ovviamente dipende da quello che fai, e quello che devi fare essenzialmente è premere un tasto ed esce appunto il caffè latte. Aspetti che esce, aspettiamo, osserviamolo, e devo dire che mi piace un sacco. Ha un costo però sicuramente, però esce fuori bollente come se l'avessi... È come se fossi al bar, e questa è la cosa bella. Poi una cosa che non tutte le macchinette fanno è la schiuma. Cioè è cosa che... la parte che io adoro soprattutto della colazione, del cappuccino, del caffè latte, è la schiuma. E questo la fa praticamente bellissima. Poi io lo smonto e questa cialda la metto diciamo a sgocciolare dentro il lavandino, così poi la butto. Di prima mattina non riesco molto a parlare, però ci provo. Cioè, mi sono svegliata per me 10 minuti fa. Io solitamente mi faccio questo, cioè, stamattina ho fatto il caffè latte, però di solito faccio il cappuccino e poi preparo dopo a parte il porridge. Infatti farò così anche oggi. Boh, mi piace essere lenta nella colazione. E oggi sto anche con questo coso per fare i boccoli, quindi dopo lo sciogliamo per vedere come verranno. E ora faccio colazione. Non so se mettermi qualche serie TV, boh, ora vedo. Mi sono fatta la fine del porridge e ora sciogliamo questo cioccolatino. Ne ho messo un po' di più oggi perché ho bisogno di cioccolata oggi, quindi sono giustificata. Nel mentre sto guardando You, che uscì dalla nuova stagione. Però in realtà, cioè, sto ai primi minuti, ma non mi sta piacendo più di tanto. Cioè, le prime due stagioni erano belle, poi basta. Comunque mi fa ridere molto il fatto che mi state guardando in queste condizioni, con sto coso, questa cosa leopardata. Cioè, io la mattina praticamente... sto sempre sola, quindi ciao, benvenuti nella mia vita, siete entrati completamente nella mia vita. È bollente, quindi forse mi ustionerò. E comunque devo andare a comprare oggi ho un botto di cose da fare. La cosa più importante è studiare, però ovviamente lo farò il pomeriggio, diciamo. Oggi è venerdì 22 ottobre, se non sbaglio. E stasera non esco perché appunto lo dedico allo studio. Però durante il giorno devo fare diverse cose. La prima cosa è andare alla Lidl o a Lidl. Devo andare a comprare delle decorazioni per Halloween, che ci devo fare dei video per averle bene. E mi servono anche dei dolcetti particolari, sempre per dei video di TikTok. Quindi spero di trovarli. Però mi devono arrivare appunto 2 pacchi. E finché non mi arrivano non posso andare, perché sono 2 pacchi con David. Cioè c'è un cappotto che voglio usare domani, quindi se non lo prendo oggi devo aspettare lunedì, quindi aspetterò oggi. Nel frattempo mangio questo porridge. Sinceramente non so con quale coraggio mi sono levata la vestaglia, perché fa freschetto, sto così bene con la vestaglia. E ora mi sciolgo questi cosi, sperando. Qui c'è uno specchietto, mi sto guardando. Dovrebbero venire, di solito vengono sempre.
Poi vabbè, li devo aprire, però ci voglio mettere un po' di lacca prima. Ok, non ho fatto. Non vedo. Ok. Era un po' di lacca. Ora, quello che, cioè, io penso che la morning routine la chiedono un po' per vedere la skin care, non lo so, io lo guardavo più che altro per questo. Però vi avverto, io non ho una skin care, zero, cioè adesso mi laverò i denti, classico come ogni mattina. E la mia skin care è, boh, non ce l'ho, ah, la mattina non ce l'ho. Mi picchierete. Ah, di solito mi lavo con un sapone, che non mi ricordo dove sta. Oh, non voglio fare danni. Questo qui, cioè, è un sapone, un detergente. Probabilmente tipo un gel con acido salicilico. Uso questo per lavarmi la faccia, ma cioè, non è che è grande. Come ogni persona mi lavo i denti. Io uso questo qui, White Now, pubblicità gratuita. Boh, lo uso da anni, mi ci trovo bene. E lo spazzolino elettrico. Vabbè, sapete, schippiamo questa parte. Ok, dopo aver lavato i denti con la faccia ancora un po' così, mi vado a fare la mia skincare, cioè a lavarmi il viso, perché alla fine la pelle è molto grassa anche la mattina. E questo me lo va a levare il grasso, versico. Comunque dovrei iniziare a fare una vera e propria skincare. Basta, se arrivo a 10.000 like con questo video, mi compro i prodotti e comincio a farla veramente. Anzi, se avete dei consigli, consigliate i prodotti. Pure se magari non ci arriva. Però se ci arriva il video, faccio la skin care. Quindi io faccio così. Cioè, alla fine è un normale sapone, non è che ci sia tante indicazioni. A me più che altro la fronte è piena di sebo. Cioè, non lo so, tutte le mattine è così. Almeno così ho il viso pulito. Però non mi metto né crema né niente, quindi faccio così e poi mi sciacquo. Ah, mi sto praticando però. Ora la mia pelle è perfettamente pulita, mi levo questa fascetta, anzi la lascio perché mi lascio i capelli in ordine. Che faccia di merda. Adesso devo andare a mettere a posto la mia stanza, perché essenzialmente io la mattina mi sistemo un po', cioè faccio un momento locale di quello che devo fare, sistemo la stanza che non vi faccio vedere il casino che c'è, una piccola parte, faccio, vabbè, un po' di casino, non vi faccio vedere il peggio. E nulla, metto a posto e poi mi trucco. Ho un attimo sistemato, purtroppo tutti quei fili mi danno fastidio, ma è l'unica cosa. E adesso mi vesto, penso di mettere questi due che sono entrambi nuovi. Proviamo un attimo come stanno bene insieme. Quel color panna mi fa cagare, però vediamo. Allora, lo considero un look molto da nonnina per stare in casa, ma ci sta. E non so come, ma si sono fatte le 11 e mezza, mi sono anche truccata, si vede. Quindi questo look da nonnina. E adesso io penso che inizierò a fare un pochino di video, perché per TikTok, tipo, in questo momento, non so quando vedrete questo video, ma attualmente sto facendo su TikTok la challenge di una settimana con le colorazioni colorate. E quindi devo fare quel video, perché alla fine io dico che sono colazioni, ma sono tipo tra pasta e colazioni, un brunch alla fine è uno spuntino, perché ovviamente con una gelatina non mi posso saziare. E quindi adesso poi faccio quello e poi inizio un pochino a studiare perché devo studiare. Quindi la mia mattinata sarà così. Penso che questo video finisca qui perché è mezzogiorno e mezza, devo preparare il pranzo e quindi non è più morning routine. Quindi la mia morning routine finisce qui. Io sarò tutto il pomeriggio qui a studiare. Qui sono le cose e questa è in generale la mia giornata. Quindi nulla, io vi saluto. E vi ringrazio per aver visto questo video, se vi è piaciuto iscrivetevi, lasciate un like, commentate e consigliatemi qualsiasi cosa, qualsiasi tipo di video da fare, io ascolterò i vostri consigli e cercherò di farli. Un bacio a tutti quanti, buona giornata.